anche noi abbiamo iniziato sul web. Qual è il grosso problema oggi sul web? Che faccio fatica a monetizzare. Posso avere delle... Io vengo dal mondo della musica, ma un sacco di community che più andavano bene e più andavano verso il fallimento. Perché? Perché ovviamente non riuscivano a monetizzare e quindi venivano distrutte dal peso dei diritti da pagare alle case discografiche. Oggi noi siamo in un mercato diverso, un mercato di impulso. Quindi vedo un'applicazione, mi piace, one click e l'ho comprata. E a noi sviluppatori tendenzialmente, nonostante Apple si trattenga il 30%, vengono dei soldi. Quindi è un mercato che ha delle basi economiche sane. 8,2 miliardi sono i download di app nel 2010, notevole. 2011 abbiamo più che raddoppiato. Ora, stavo leggendo nei giorni scorsi l'aggiornamento alle stime di Gartner che era dato un rialzo. Quindi stiamo parlando di un mercato dove ci sono tanti smartphone e tablet, quindi device, dove comunque ci sono già tante carte di credito pronte a spendere e dove c'è tanto download. Per cui il fatturato è alto, 5,2 miliardi di dollari. Quando arriverà? Si stima 15,1. Ovviamente tendiamo a sperare che le stime siano arrivate. Fermiamoci su questa slide. Questa significa economia. Quindi, un anno e mezzo fa l'iPad non esisteva, no? La maggior parte di questi denari vengono spesi su iPad. Perché? Perché banalmente sullo smartphone, quindi parliamo di Android Market piuttosto che di smartphone, quindi dell'iPhone, sono molte di più le applicazioni gratis che vengono scaricate rispetto a quelle a pagamento. Sul tablet, quindi sull'iPad, in realtà sta avvenendo il contrario. Quindi tanti device, un modello di business sostenibile, un po' di denari che girano, ma soprattutto un modello che ha delle basi solide. Pensate soltanto che il nostro virtualista di Roma, quello citato a Steve Jobs, costa 10 dollari. 10 dollari è una scelta di impulso di uno che è proprio voglioso di acquistare questa cosa. Tenete presente che non ci sono possibilità di fare delle preview. Chi di voi è andato su iTunes Store sa che ci sono semplicemente, no, delle immagini che non sempre riescono a vendere. Queste sono in realtà alcune notizie, secondo me, importanti anche per il mondo del web. Oggi il consumo di notizie, o meglio, già alla fine dell'anno scorso, il digitale, il consumo dell'informazione sul digitale ha superato il consumo dell'informazione sui media tradizionali, in particolare sui giornali. Bene, quindi l'informazione è un driver importante per questo mondo. Flipboard, Beati d'Oro, sono partiti quasi come noi. Noi siamo un pelo più indietro nella nostra capitalizzazione, però questi signori hanno appena fatto un round da 50 milioni di dollari per il 25%. Modello di business? Non si sa. Però hanno intercettato una nuova forma di editoria. E quindi, notizia di questa settimana, quindi la sono giocata fresca, in realtà c'è già stato negli Stati Uniti, che sono anche lì un po' avanti, un sorpasso per il tempo speso dagli utenti sul web a carico delle apps. E qui mi gioco tutto la possibilità di fare il pareggio fuori casa. Non è banale questo, però dobbiamo intenderci su cosa può portare. Torniamo alla dichiarazione di Chris Anderson, poi anche di Randall Wright, intanto leggono questa infografica. Chris Anderson fondamentalmente dice che il web è morto, in realtà non è a favore delle app, in realtà noi lo stiamo vedendo, le app sono un veicolo, cioè prima andavo in bici, poi è arrivata la macchina e quindi vado più velocemente, più conveniente in macchina, però il senso è sempre quello di fare un tragitto. Perché l'informazione dell'editoria è importante? Perché l'editoria è il tragitto, no? Io mi devo informare, voglio informarmi. Le applicazioni non sono altro che uno strumento. Flipboard non esisterebbe senza web. Flipboard è un aggregatore di feed RSS. Se togli il web, Flipboard deve rendere 200 milioni di dollari. E così facciamo noi. Quindi oggi il contributo che vorremmo darvi è
di comprendere, di farvi comprendere dal nostro lato che in realtà un mondo come quello del web, dove voi siete tutti molto verticali, addirittura parliamo di Facebook come se fosse un mondo e poi dentro ci sono tanti piccoli canali più o meno importanti, in realtà le applicazioni non sono altro che un nuovo mezzo. Magari non sono la macchina, sono qualcosa di più veloce, qualcosa di più smart e più sexy in questo momento, ma stiamo parlando di quello. E torniamo all'editoria. Mi piaceva questa immagine, perché io ho più di 40 anni, è un'immagine che, se escludiamo gli occhiali, mi è familiare. Magari a quelli che hanno 20 anni un po' meno. C'è stato un tempo in cui uno aveva il suo giornale la mattina, aveva il tempo di prendere una tazza di caffè, magari indossare gli occhiali, leggersi tutto, fare delle cose. E oggi non è più così. Oggi si rischia la vita per informarsi. Perché? Perché sfruttiamo i momenti in cui forse non stiamo interagendo con qualcuno, ma quante riunioni però facciamo, che vedi che un interlocutore con BlackBerry sta facendo delle cose, per informarci. Quindi dobbiamo andare più veloci, dobbiamo dare degli strumenti, e questo, il mondo delle applicazioni aiuta in questo, dobbiamo dare degli strumenti che sono magari non così rischiosi, ma sicuramente devono essere a portata di mano sempre, con un'informazione che cambia. Come cambia l'informazione? C'è stato un prima, noi poi abbiamo messo, il prima era costituito, vai Marco, da giornali e riviste, no? C'era un'informazione predeterminata.